Tre giorni di scuola aperta la mattina nella zona della palestra, e parliamo del polo scolastico romano di Casalmaggiore, per aiutare i ragazzi più giovani in uscita dalle scuole medie ad orientarsi al meglio sulla scelta da fare per il prossimo futuro. Allora, anche quest'anno abbiamo organizzato il Salone dello Studente per l'orientamento degli alunni in entrata che verranno dalle terze medie delle scuole del territorio. È molto successo, i ragazzi sono molto contenti e quello che volevo sottolineare è che la presentazione dei corsi non viene fatta dagli docenti, ma dagli studenti dell'istituto. Un'idea che ha funzionato, spalmando peraltro l'orientamento su 3 giorni e rivolgendosi a 3 scuole medie del territorio comprensoriale, riuscendo così a coinvolgere ancora più studenti sia a livello di tempo sia a livello ovviamente di spazio. Anche quest'anno per noi l'obiettivo è quello di far sì che i 7 indirizzi del nostro istituto vengano rappresentati. Quindi tutti i nostri studenti hanno allestito 7 stand e in ogni stand ci sono attività pratiche. Queste sono le attività pratiche che i nostri ragazzi svolgono nella loro attività quotidiana qui a scuola e quindi anche la strumentazione, quella che noi utilizziamo e che in qualche modo abbiamo riportato nella nostra palestra per far sì che ogni indirizzo venisse rappresentato al meglio. Le attività sono tutte gestite dai ragazzi e l'obiettivo è far sì che siano i nostri studenti a essere insegnanti per un giorno e possano in qualche modo far vedere quello che tutti i giorni noi facciamo a scuola.